Signori, che cosa ve ne pare? Per noi andrà benissimo, ma il nostro obiettivo è ampliare le nostre operazioni. Vivere insieme alla gente che proteggiamo, come Altair ibn Lahad ci ha consigliato. Beh, fino ad allora è a vostra disposizione. Edward, il capitano Woods Rogers se l'è cavata. Ha fatto ritorno in Inghilterra, disonorato e senza soldi, ma resta un pericolo. Finirò quel lavoro al mio ritorno, ve lo prometto. Ciao, Anne. Edward? Salperò per Londra fra qualche mese. Sarei più felice se venissi con me. L'Inghilterra non è il posto migliore per un irlandese. Pensi di unirti agli assassini? No, non c'è quella vocazione nel mio cuore. E tu? Un giorno, sì. Quando avrò mente salda e sangue freddo. Ehi là! Entriamo nel covo! Sei un bravo uomo, Edward. E se imparerai a stare in un posto per più di un mese, allora sarai anche un buon padre. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't. So felt me the parting glass. Good night. Jack 2 è una nave, Jeremy, non una barca. Ma come avete imparato? Io... Beh, ho imparato lasciando Bristol. E lasciando la mamma? Sai, non ho lasciato la... Non sono partito senza saltare, ecco. Eravamo d'accordo, capisci? Quando io e tua madre. Lei non diceva così. Diceva che voleva soltanto navigare, fare soldi in il nuovo mondo. Ho sempre voluto navigare. Questo è vero. Ma non per me. Per tutti noi. Per mantenere lei e te. No, voi non sapevate nulla. Scrivevate alla mamma una volta l'anno, ma lei non sapeva mai dove trovarvi. Questo è vero, mi dispiace molto. Se l'avessi saputo, non so. Forse sarei ritornato. Vero, ma magari la presa. Posso guidare la barca? Barca? Non vedo barca qui. E tu? La nave, ovviamente. Non capisco la differenza, però. Ah, ma è molto semplice, Jenny. Una nave può trasportare una barca, mentre una barca non può trasportare una nave. Beh, allora tutto è una nave. Se è così, per la mia barchetta,
quella che porto nella vasca con me. È un buon modo di vederla. Riesci a parlare di Caroline, Jen? Della tua madre? No. È morta già da un po'. Mi manca. Non fa niente. Lei ha sofferto? Non lo so. Non credo. Era sempre felice con me, un bel po'. Poi, un tratto. Ma non la vedevo più spesso. Poi, è andata via. Io... mi spiace. Dovevo stare. Non fa niente. Ora sei qui. Questa è un'avventura. Ma senza rischi, spero. Non posso affrontare molte altre sorprese. Vedremo anche una balena. Sì, è molto probabile. E ci sono i pirati. Vedremo i pirati. No. Non penso proprio che accadrà, sai. Oh, che peccato. Volevo tanto vederne uno vero. Sai una cosa, Jenny? Appena cala un po' il vento, ti lascio guidare la jackdaw. Terrai tu il timone prima del tramonto. Sì! Miss Jennifer Kenway, vorrei presentarmi. Jennifer Scott, ve ne prego. Mi spiace, io... Mia figlia è stata cresciuta da sua madre, Caroline, finché non è mancata qualche anno fa. Jenny preferisce usare il suo cognome. Ah, perdonate l'ignoranza. Io sì, lei non so. Padre, aiutami! Questo giovanotto, invece, è un Kenway. Che succede, Ethan? Non riesco a vedere il palco. Oplala. Adesso? Bene, ma non peso troppo. Ehi, non sono così vecchio. Alla peggio, possiamo sempre uscire di qui e raggiungere tua madre per una cioccolata da White. Ti piace l'idea? Sì, vi prego. Bene, silenzio ora.